suonato in un anfiteatro verde dove la ciuceria incontra l'Abruzzo, San Donato, Val di Comino e un piccolo scrigno di bellezze naturalistiche e di storia. Un borgo medievale del Lazio più nascosto, battuto nei secoli da eserciti, mercanti, monaci e pellegrini. San Donato Val di Comino offre sia itinerari nella natura, quindi la visita alle miniere borboniche oppure la roccia dei tedeschi legata alla Seconda Guerra Mondiale. E poi c'è il borgo medievale, bandiera arancione, con tutta una serie di vicoli angusti, spazi labirintici, porte d'accesso. Conosciuto anche come il comune degli Scalpellini, San Donato conserva ancora la testimonianza di quell'arte scultorea, ben visibile dai mascheroni e dalle chiavi di volta che decorano i palazzi del centro storico. Ma in questo comune di circa 2000 abitanti anche la tavola riserva sorprese, olio e formaggi prodotti d'eccellenza di questa terra di boschi e vallate. Un olio che deriva da una cultivar chiamata Marina, che è stata importata dai monaci benedettini intorno al XVI secolo, e questa cultivar di particolare ha la nota di piccante che ci resta in bocca quando lo assaggiamo, che è un diciamo pregio perché deriva dall'alto contenuto di polifenoli che contiene. Il nostro pecorino è un pecorino assolutamente uguale a se stesso, non è uguale a nessun altro. Questo è un semimolle e viene venduto più o meno dai 60-90 giorni di stagionatura ed ha un retrogusto al palato come se fosse un sapore di nocciola. Ed ora le ultime di calciomercato.